il CT, il giocatore o entrambi. Una domanda a testa per far sì che tutti possano fare una domanda. Grazie. Chi vuole iniziare? Buonasera, Dario Ricci, Radio 24. Una domanda per Matteo. Matteo, rincroci tanti i tuoi ex compagni, un calcio che conosci molto bene, emozioni, e poi invece che cosa dal punto di vista tattico ti preoccupa di prendere nell'incontrare questa Italia in questa sfida decisiva? Grazie. Buonasera. Passo da Cembi Drago, per su se anche mi igraci, ma Italia. Sicuramente mi farà piacere incontrare alcuni colleghi, tipo Giorginio, con cui ho giocato tanti anni e con cui ho un bellissimo rapporto e mi piaceva tantissimo giocare con lui, quindi mi fa piacere vederlo. Sicuramente ci aspetta una partita difficile, l'Italia è una squadra organizzata, con qualità, non sarà facile, lo sappiamo. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo domani cercare di farlo come l'abbiamo fatto altre volte in passato. Buonasera, mister. Qual è la situazione negli spogliatoi? Domani è, come avete detto voi, la fase eliminazione, ma senza andare ai supplementari. Sì, e spesso li abbiamo avuti i supplementari, sicuramente ogni partita è una partita difficile. Siamo pronti, sono tutti in forma, tranne Vida che qualche giorno fa ha avuto un problema, quindi domani non sarà a disposizione. Sappiamo qual è la situazione, sappiamo che domani c'è l'eliminazione e che non ci sono i supplementari e che dobbiamo solo vincere, ed è quello che dobbiamo fare, i tre punti per andare avanti, e qualsiasi altro risultato ci manda a casa. Non vogliamo andare a casa così presto, non abbiamo fatto i risultati che dovevamo fare prima e quindi adesso abbiamo questa partita che ci aspetta. Sicuramente sarà una partita storica. A Split contro la Russia, contro la Scozia, abbiamo visto partite importanti, noi sappiamo qual è la nostra situazione e domani siamo pronti a batterci. Buonasera. Televisione croata. Mister, abbiamo sentito la conferenza di Spalletti e ha detto che la Croazia ha una grande qualità, che sicuramente domani sarà una partita tattica. Pensa che le decisioni tattiche domani avranno un'influenza particolare. Io faccio i complimenti a Spalletti per i suoi risultati, per i suoi trofei col Napoli. È un allenatore che ha fatto benissimo e sappiamo che gli italiani sono squadre tattiche. Quindi questo sicuramente lo vedremo domani, però noi sappiamo che loro hanno bisogno solo di un punto, cercheremo di non farglielo fare, cercheremo di essere tranquilli, di non farci innervosire, di non subire il tipo di gioco dell'altra squadra, nessun tipo di provocazione calcistica, assolutamente, domani è possibile tutto, ma noi siamo pronti ad affrontare la partita di domani. To ask this question to both of you because you know we maybe are a little worried that this is Luka Modric's last dance with Croatia. Una domanda per entrambi. Siamo un po' preoccupati che questo sia l'ultimo ballo di Luka Modric, la last dance con la Croazia. Come lo vedete in queste ore prima della partita? A questo rispondi tu. No, in realtà noi non stiamo pensando al fatto che questa sia l'ultima partita in un torneo internazionale di Luca. Siamo contenti di averlo con noi anche quest'anno. Dimostreremo che possiamo fare quello che facciamo. Noi siamo felici di avere lui domani con noi in campo. Al momento, francamente, ci stiamo concentrando sull'Italia, sulla partita, queste cose non ci stiamo pensando tantissimo. Bonsoir, coach. Hello.
Coach, what changed in the Croatia national team between the World Cup? Che cosa è cambiata nella nazionale croata dal mondiale di Qatar e adesso questo campionato europeo? Qual è il motivo per il fatto che non abbiate iniziato bene in questo europeo? Sono d'accordo che non abbiamo iniziato col piede giusto, che non abbiamo giocato a livello tipico della Croazia, innanzitutto perché prendiamo gol. Mi sa che in Qatar ne abbiamo preso solo uno in questa fase, in questa volta cinque. La differenza, non abbiamo il Perisic che era in Qatar, che ha una forma sbagliante, i giocatori sono più vecchi di 3 anni. Abbiamo anche degli avversari molto forti, anche qui. Il problema principale è che abbiamo iniziato a prendere gol quest'anno. Buonasera, mister, buonasera Matteo. Ispričavam se, došao sam, imao sam live, pa ako je pitanje postavljeno u prve 2-3 minute pres konferencije, se ispričavam. Zanima me, Hrvatska nikada vaša dolaska nije dobila odlučujuću utakmicu u skupini. Kada nam je u trećoj, durante le fasi a gruppi la Croazia non ha mai avuto una partita che era decisiva, no? Euro 21 come questa. Scozzo, svjetsko prvenstvo u Kataru, uzeli bod koji nas je vodio dalje protiv Belgije. Zanima me, kada usporedite situaciju tada, pogotovo na Euro, je li bila slična situacija, bod nakon dvije utakmice, osjećate da ste sad pod većim pritiskom, i ako da, zašto? A za Matea, sentite un po' questa maggiore pressione che avete in questa partita. Ja sam možda malo čak i naljutilo, bilo je dosta, čak i u stranim medijima, onako, podcjenjivačkih napisa da je ovo ipak Mateo. Reprezentacija stara koja lagano silazi sa scene, to u šampionima kakvi dokazano jeste stvari dodatno nabu da pokažete sutra da to baš nije uštako. I senatori sono arrivati alla fine del ciclo e forse magari questo vi dà un incentivo in più domani per dimostrare che non è così. Naš cilj bio proći gruppo i da smo došli u takvu situaciju. Sicuramente c'è della pressione perché l'idea era quella di passare il gruppo e di trovarci in una situazione differente. Come ho detto prima, è una partita storica, ci sono sempre poi delle partite storiche che si ripetono, di fatto ogni partita è storica in sé. Però siamo pronti, c'è della pressione, questo sì, per via dei risultati che abbiamo avuto fino adesso, anche per tutti quei tifosi che vengono, che saranno anche a Leipzig e che ci vengono a sostenere. Noi abbiamo una pressione per dare a loro una soddisfazione, a dare al paese un buon risultato. Però questo non ci deve distrarre, non ci deve distrarre dall'obiettivo e far vedere quello che è il carattere. Volto di questa nazionale, cercare di non andare in saldo negativo di gol, quindi dall'inizio bisogna cercare di risolvere la situazione che si è creata e ritornare all'obiettivo primario, quello di passare la fase di turno. E questo sta a noi, sta a noi con la nostra pazienza, con attenzione. Sì, la domanda se svolta che siamo vecchi, devo rispondere a quella. Ci sono i giocatori vecchi, esistono, ce ne sono un po', sì, ma non è importante l'età anagrafica, è importante come ci si sente. Sicuramente non siamo riusciti a mostrare nelle prime due partite quello che siamo in grado di fare, l'abbiamo fatto però tante altre volte in passato e speriamo di farlo domani. Siamo pronti, siamo concentrati sull'Italia. Poi quello che si dice ognuno ha il suo parere, può scrivere quello che vuole. Sappiamo solo che è un onore portare la maglia di questa nazionale e domani con onore la porteremo in campo. Sì, buonasera. Francesco Iucca, calciomercato.it. A Matteo volevo chiedere, insomma, Spalletti ha detto che vi siete sentiti anche in questi anni, vi siete messaggiati, è rimasto un ottimo rapporto. Volevo chiederti che cosa vi siete detti, insomma, una curiosità, e anche se che rapporto è con i colori dell'Inter, nerazzurri. Ci sono tanti giocatori dell'Inter nell'Italia, li segui ancora? Segui ancora questi colori? Con che tipo di affetto li segui? Al mister volevo chiedere invece se è rimasto sorpreso dalla partita dell'Italia contro la Spagna, sei rimasto un po' deluso, un po' sorpreso. Grazie. Mislim da se da ste pomiješali s nekim igračem, pošto ja nisam nikad igrao pod vodstvom Spalletija,
Bio sam Interali, on tada nije bio, tako da je to moguće sì, da je io, sa Perišićem ili Brozovićem. Jedino što mogu reći je da Spalletti jako cijenim, ci sentiamo, trenera, questo da radi vrhunske rezultate, è un allenatore che rispetto tantissimo, che ha avuto risultati fenomenali, l'ha detto anche l'allenatore. Italiu. Domani mi aspetto un'Italia di qualità, sicuramente gli altri colleghi sono più legati all'Inter, ci sono tanti colleghi con cui ho giocato, ad esempio ho giocato con Jorginho a lungo, abbiamo un ottimo rapporto sia sul campo che fuori dal campo e mi farà piacere vederli domani. Ma bilo je pitanje za mene, samo još dodatak je bio kao mislim da to nije bila realna slika Italije na toj utakmici. Secondo me non è stato il quadro reale di quella che è l'Italia, chiaro, ha dominato la Spagna, ha avuto un sacco di occasioni e ha mobilizzato un po', immobilizzato un po' l'Italia. E non me lo sono aspettato, non me lo aspettavo io, non se lo sono aspettati, secondo me. Loro e sicuramente però non è questa l'Italia vera, quella che abbiamo visto con la Spagna, no. Vi e Luca imali celost odigrali u karijeri jako puno utakmica, velikih turnira zajedno. Tu, Luca, avete giocato partite importantissime nella vostra carriera. Vezni red nije izgledao kao u Katru, kao u Rusiji. Nell'ultima partita però il centrocampo non era quello che abbiamo visto in Qatar o nella Nations League. Vi siete chiesti magari dov'è il problema? Da li zbog toga još imate vas trojica dodatni veći pritisak? E se avete una maggiore pressione voi tre addosso per questo motivo? Jako dobro nas tri van trena, tako da puno pričamo, razgovaramo. Sì, chiaramente ci parliamo, ci riflettiamo, sappiamo che il centrocampo non è stato il centrocampo che di qualità che abbiamo avuto in altre occasioni, non siamo stati compatti come siamo di solito e chiaramente il gioco ne ha sofferto e non... nije bilo na razini na kojoj mi možemo biti. E queste due partite non sono state a livello di quello che possiamo realmente fare. Però abbiamo la terza partita contro un'ottima Italia. Puno bolji sutra i, e con tutto il rispetto penso che possiamo con tranquillità affrontare questa partita. Come ha detto lei, noi abbiamo giocato insieme e contro varie volte, quindi sappiamo che ci aspetta una squadra forte. Altre domande? Tramacere, calciomercato.com. È una domanda per il mister. Spalletti ha detto che cambierà tanto. Si aspetta un cambiamento soprattutto per la difesa e in che modo, se dovesse passare a tre ad esempio, proverà a mettere in difficoltà questa Italia? Mentre per Matteo una domanda. Tu hai iniziato, fra virgolette, da molto giovane in Italia. Cosa ti porti dentro dell'esperienza che hai avuto in Italia? Cioè, cosa ti ha insegnato per poi farti arrivare al percorso che hai fatto? Pa ja ne očekujem da će Spalletti puno mijenjati u smislu taktike i načina igre kako ma io non penso che cambierà tantissimo rispetto alla tattica. Conosco un po' il suo metodo di gioco da Napoli. Ono što je questo bitno lo deciderà lui sicuramente, ma a me questo non interessa, nel senso che io mi devo concentrare sul far sì che sia meglio la Croazia. Sappiamo quanto l'Italia è forte, quanta qualità, ma sappiamo anche che noi valiamo, che abbiamo del valore. Ci aspettiamo una formazione più o meno simile a quella che abbiamo visto nelle scorse partite, forse cambierà un giocatore o due, però l'importante per noi è fare il nostro gioco, soprattutto per noi nella fase difensiva. Io ero molto giovane quando sono venuto in Italia. Ho imparato tantissimo nel calcio italiano. Ho stato 2 anni e mezzo, soprattutto ho imparato la disciplina, sia sul campo che fuori, il comportamento tattico, la difesa. Ho avuto 3 diversi allenatori, ho imparato tantissimo da ognuno di loro e questo mi è servito nella mia carriera. Penso si possa imparare tantissimo, soprattutto nel senso difensivo, dal calcio italiano, come tenere le posizioni. All'epoca non ero molto bravo in difesa e questo mi è servito molto a migliorarmi in questo senso. Tancredi Palmeri Sport Italia, la prima per il mister.
Probabilmente lei sa, o forse no, ma l'Italia nel computo storico di precedenti è sotto solo contro Brasile, Spagna, Uruguay e Croazia. Da quando la Croazia insomma è tornata a essere indipendente non ha mai perso con l'Italia e ha sempre fatto risultato. Se voi sentite una particolare capacità di riuscire a fare il vostro gioco con l'Italia. E a Matteo volevo chiedere se tra di voi giocatori vi siete detti questa potrebbe essere the last dance per questa generazione, non vogliamo essere ricordati come quelli che insomma hanno subito il pareggio al 95esimo dall'Albania e quindi insomma c'è questa carica particolare. Pa ja sam uvjeren da mi možemo uspostaviti svoj način stil igre protiv Italije. Ma io penso che sì, possiamo fare il nostro gioco contro l'Italia ed è così che di fatto si vince la partita. All'Italia serve un punto. Noi purtroppo ci serve di più di un punto. Ci aspettiamo comunque un'Italia aggressiva. Che si promiente, l'Italia e la Croazia ultimamente hanno dato prova che questo può essere così. Io però credo nei miei ragazzi, credo nelle nostre capacità di poter fare il nostro gioco come abbiamo fatto contro il Brasile, l'Argentina, l'Inghilterra. Quindi penso di poterlo fare anche con l'Italia, sì, quello è l'obiettivo. No, noi non ci diciamo che questa sarà la fine della nostra generazione, non ci pensiamo proprio. Al momento stiamo pensando solo alla partita di domani che dobbiamo affrontare a testa alta, concentrati. Pensiamo soltanto, francamente, alla partita di domani e al fatto che dobbiamo vincerla.